Con molta probabilità, la stessa banda di ladri che questa notte ha rapinato il Cartica alle 2 circa è entrata anche nel bar e ristorante Tavole sul Naviglio di via Granarolo. I proprietari, avvisati dall'allarme attivatosi dopo l'irruzione dei malviventi, sono arrivati al locale insieme alla polizia. Una volta sopraggiunti sul posto, hanno trovato non una, ma ben due porte laterali forzate. Una volta dentro, hanno dovuto constatare i danni subiti. Circa 200 euro presenti in cassa, 5 o 6 prosciutti e due casse di amari, per un danno complessivo che supera abbondantemente il migliaio di euro. Purtroppo, qui il sistema di videosorveglianza era presente, ma momentaneamente fuori uso, e quindi, come al Cartica, riuscire ad avere dati sulla fisionomia dei ladri sarà praticamente impossibile. E mentre le speranze di trovare gli autori della rapina vanno pian piano svanendo, a rafforzarsi è solo la paura e l'indignazione per una situazione diventata ormai insopportabile. Francesca Diletta per Faenza Web TV.